Gentili radioascoltatori, gentili, buonasera da Leicester City Stadium, da Daniele De Con, benvenuti alla radiocronaca di Leicester-Napoli. Le due formazioni, partiamo da Leicester, allenata da Rodgers, un 4-3-3 con Schmeichel in porta, poi Castagne, Westgaard, Evans e Bertrand, a centrocampo Perez, Ndidi e Soumaré, in attacco Daka, Inchenko e Barnes. Per il Napoli, allenato da Luciano Spalletti, un 4-3-3 con Ospina in porta, Di Lorenzo, Koulibaly, Rahmani e Malquit. A centrocampo Zielinski, Ruiz e Anguissa. In attacco Insigne, Osimhen e Lozano. Il Leicester City è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Manchester City, una partita che ha condotto molto bene e che per un fuorigioco sta annullato un gol. Mentre l'SSC Napoli arriva dalla vittoria per il rimonta per 2-1 sulla Juventus. E l'ultima partita è stata la sconfitta per 2-0 contro lo Slavia Praga, l'ultima partita per il Leicester City in Europa League, l'ultima in Europa League, l'ultima gara co l'ultima La scorsa stagione il Napoli in Europa League è uscito ai sedicesimi di finale contro il Granada. Il direttore, l'arbitro è il signor Thiago Martins, gli assistenti Luis Campos, il portoghese, l'altro portoghese Bruno Alves, Jesus, il quarto uomo Vitor Ferreira, il VAR Alejandro Hernandez, l'assistente al VAR Guillermo Cuadra Fernandez, lo spagnolo, altro assistente a VAR, il quarto arbitro delegato è Edgar Puchinski, il UEFA osservatore degli arbitri è Constant Capitanis, tutte bandiere dell'Eister, tutte le bandiere dell'Eister, ecco, ci sono in campo. È un campo davvero importante quello di questa sera. Lo stiamo vedendo, lo stiamo raccontando. E allora è un qualcosa davvero interessante. E allora si vede tantissimo. Intanto, diciamo che l'Europa League è davvero in forma, davvero importante l'Europa League sia per il Leicester che per il Napoli, perché devono continuare il loro cammino, devono continuare il loro cammino europeo, lo devono continuare, perché diciamo che si può dire tantissimo. Il gruppo C si sono affrontate praticamente il Legia Varsavia contro lo Spartak Mosca. Ha vinto il Legia Varsavia e al momento il Legia Varsavia ha 3 punti del girone, ma questa sera si giocherà Leicester City contro SSC Napoli, quindi è una partita davvero importante. Poi ci sarà anche la seconda giornata, il 30 di settembre, perché la squadra di casa, che è Leicester City, giocherà in trasferta a Legia Varsavia contro Leicester City. Stanno salutando i due capitani, che uno è il portiere del Leicester, Schmeichel, e l'altro è per il Napoli Lorenzino Insigne, quindi Lorenzino Insigne, mentre il Napoli andrà il 30 di settembre a giocarsi la partita contro in casa allo stadio Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona
Ah, contro lo Spartak Mosca, quindi queste sono un girone davvero importante. Hanno giocato prima, ieri hanno giocato queste due squadre. Intanto voi ci state voi che ci state seguendo, è una partita davvero entusiasmante quella di questa sera. Intanto, amici gentili radioascoltatori, vi raccomandiamo di seguirla tutta al primo all'ultimo minuto, perché ci saranno davvero saranno davvero importanti novità, perché il cammino delle due squadre è un cammino davvero forte, davvero, davvero grande. Ne parleremo anche durante la partita che sta per iniziare. Il signor Thiago Martins, stabile portoghese, sono tutti portoghesi alla VAR, sono quasi tutti sono portoghesi. L'arbitro, i due guardaline e il quarto uomo, tranne che alla barra, che sono spagnoli. Quindi tutti i tifosi dell'Eister stanno seguendo questa bellissima partita. E allora è diciamo una partita bella, perché intanto si sono facendo il contro il razzismo, sono inginocchiati contro il razzismo. Quindi è importante. Ci sono intanto in Europa, è iniziata la partita con il primo avvio del Leicester City, che Leicester è in maglia blu, pantaloncini bianchi e calzettoni blu, e attacca da sinistra verso destra. Il Napoli in maglia, pantaloncini e calzettoni rossi, attacca da destra verso sinistra. Sono passati a 30 secondi sul cronometro. Leicester 0, Napoli 0. Ed è una partita soffere, potrebbe una partita importante, perché vediamo il Napoli che ha diverse forze in campo. Lo possiamo dire da Anguissa, che è stato uno dei giocatori comprati per fare il mercato, Anguissa. E allora è davvero davvero importante. Nel frattempo ci sono anche altre partite che pian piano vendremo ad aggiornare soprattutto la squadra della S Roma, perché gioca nella nuova Conference League. Quindi questa è da vedere la Conference League. Allora, intanto il Napoli che vuole andare in avanti, allora, e perché il Napoli vuole andare avanti e ci vuole provare intanto. Allora, si vede. Ci va il 17 Perez con il pallone. Perché il Napoli adesso sta attaccando con il numero 20 Zielinski. Allora ci prova con l'8 Ruiz. Vanno ancora Zielinski sulla fascia sinistra, ancora in mezzo non ci arriva nessuno, e quindi recupera il numero 5, lo va a recuperare il 25 Ndidi. Allora è una partita davvero interessante, perché si devono sbrigare i giocatori del Napoli, perché hanno fatto già un avvio davvero interessante. E allora l'avvio è davvero interessante, perché il Napoli ci vuole provare. Coulibaly è stato l'autore di un gol fantastico contro la Juventus. Intanto c'è una posizione di fuorigioco. Sì, è andato molto al di là il numero 7 Brains. Quindi è andato al di là.
Quindi intanto Anguissa se la vuole giocare fino in fondo, però Anguissa lo voglio dire, è un giocatore molto bravo. Anguissa, lo devo dire, ha fatto vedere molto. Questo bisogna dirlo e bisogna ammetterlo. Intanto sono 5 minuti sul cronometro. Zielinski va dall'altra parte e Insigne recupera, ma poi niente da fare. Sta per ripartire il Leicester. Però il Napoli viene spazzato via, lo recupera il numero 8 Ruiz, che voleva darla per il appena arrivato Anguissa, ma non riesce, e quindi c'è molto, molto da fare. E allora c'è moltissimo da fare in questo momento. E allora c'hanno da fare. Sì, questa diciamo sta diventando una grande partita, sta diventando, perché il Leicester sta attaccando il Leicester attacca, come non ha fatto poche volte il Leicester. Lo vediamo. Intanto, innanzitutto il 42 sommerso sta andando avanti, poi ci prova sulla fascia centrale, va il Perez, poi c'è lo scambio con il 27 Castagne, ancora avanti 1-2, niente da fare, recupera il pallone, ma poi bravissimo Ruiz, il tiro, e c'è il pallone sul fondo, il tiro del 7 Bernese. Barnes, e quindi poteva essere il gol del vantaggio del Leicester City. Il Leicester veramente ha fatto un'azione clamorosa, e peccato, peccato, è stato ingannato dall'uscita del 25 Ospina. Quindi mi sembra che ci sia stato un ultimo tocco di Barnes, sembra di sì. Ospina, allora, e quindi intanto c'è calcio d'angolo, quindi c'è tanto da fare. Calcio d'angolo per il primo della partita per il Leicester, quindi vediamo chi andrà a batterlo. Hanno dovuto medicare il portiere del Napoli. Ancora 1-2, rischia il Napoli, bravissimo Ramani. Sembrava che poteva ripartire la squadra di Luciano Spalletti, però deve continuare. Allora, un continuo dai vai per quanto riguarda queste due squadre. Il Napoli ha bisogno di andare velocemente in contropiede, ha bisogno. Questo c'è da dirlo. E allora 1-2. Cerca di andare avanti il giocatore. Allora, ci provano. Intanto le prime sono state veramente un assedio, quello dell'Ester in questo momento. Aveva rischiato anche il gol con Barnese. Quindi il gol lo aveva rischiato. Se era uscito Spina, si era fatto male. Si era fatto male, quindi doveva non doveva doveva sistemarsi. E allora ci vuole provare. Il Napoli adesso deve andare per le sue, ma è più veloce il Leicester. Quindi 1-2, pallone in mezzo, il tiro e la rete. Il Leicester è in vantaggio.
il gol di Perez. Quindi 1-0 Leicester al nono minuto, Leicester in vantaggio. Leicester quindi è in vantaggio quindi per il Napoli, quindi quindi questo Napoli che ha sbagliato, ha proprio sbagliato il Napoli. Il Napoli doveva continuare a difendere, però Perez è andato con tutta la cattiveria, ha fatto un passaggio con Daka, Perez, e poi il tiro. No, stava dall'altra parte. Daka ha fatto uno scambio con Ndidi e Ndidi gliel'ha servita. Era tutto solo Perez e Perez ha segnato. Spina non ha potuto niente. Non ha Daka, Brenes e poi Perez. 17 e il gol e ha esultato tutto quanto lo stadio. E ha alzato la mano Rogers per esultare. E quindi al nono Leicester in vantaggio contro il Napoli, ha segnato Perez. Sì, era una difesa, ha sbagliato la difesa perché Perez non l'aveva proprio seguito Perez. E quindi l'aveva lasciato da solo e quindi Perez è andato in confusione. La difesa di Napoli è andata in confusione e quindi Perez da solo ha segnato. Ospina non ha potuto nulla come l'azione precedente che ha mandato il pallone in angolo. Assieme Luciano Spalletti ha della confidenza sbagliata con l'Europa. Lo ha fatto anche, c'era anche in precedenza con l'Inter. E allenato anche grandi squadre. Io parlo degli ultimi anni per quanto riguarda Spalletti, ma va a recuperare Ndidi che ci prova. Poi c'è lo scambio con Sumar, ancora va ancora all'indietro per Ndidi. Si va da Vestegaard. Ancora avanti, Napoli non riesce, ma di testa arriva Ospina, fa una grande parata Ospina. Ed è una parata bella questa, la possiamo mettere in una delle parate importanti del Napoli. Riparte subito Zielinski che serve Insigne dalla fascia sinistra. Insigne vuole parare il tiragiro, fermato Lorenzo Insigne e si prende anche la rimessa laterale Lorenzo Insigne, non Lorenzo Insigne, quindi Leicester in vantaggio con Perez al nono minuto. Adesso il Napoli si è preso una rimessa laterale sulla fascia destra. Ancora Zielinski. C'era una posizione irregolare del giocatore numero 11 Lozano e quindi ha fatto un gravissimo errore. Grave, grave, grave. E quindi lo possiamo dire. Che non si sono mai scontrate in coppa queste due squadre, non sono mai scontrate, per questo è già Perez il primo gol per lui in UEFA Europa League. Per il momento non si erano mai affrontate queste squadre, però il Leicester adesso è portato con Perez. È stato portato l'Ester in vantaggio con Perez, peccato. Però adesso stiamo vedendo una partita diversa. Stiamo vedendo un Leicester difensivo. Un Leicester difensivo e un Leicester attaccante. Perché attaccano molto nell'area di rigore del Napoli. Il Napoli sta sbagliando, come in questo caso Lozano che stava per regalare il pallone a Perez. Meccato Cagliari è solo rimbalzato e Lozano l'ha potuto riprendere e di darlo a Spina. Questo non è il Napoli che abbiamo visto contro la Juventus. Perché contro la Juventus abbiamo visto
tanti errori l'abbiamo visto, anche questa sera era il primo tempo, poi ha segnato e poi nel secondo tempo un errore di Keane della Juventus ha fatto vincere il Napoli. Adesso ritorna con Di Lorenzo che scambia con il capitano Lorenzo Insigne, soprannominato il giocatore del tiro a giro, ma poi Ruiz fermato un giocatore del Napoli che si è Pietro Zielinski. Qui dovrebbe arrivare l'ammonizione, l'arbitro il signor Thiago Martinez dovrebbe dargli l'ammonizione al 14 Inacio, e quindi perché ha fatto un brutto fallo, gli ha dato una botta alla testa l'arbitro, meno male che era vicino, era da due passi, qui non ha voluto rischiare l'arbitro, e vediamo inizio diciamo area di rigore, qui potrebbe essere una diciamo un tiro per Lorenzo Insigne, ma c'è anche Di Lorenzo, vediamo, sembrerebbe lascia a Lorenzo Insigne perché lui è lo specialista dei calci di punizione. Saranno un 15 metri, un 15 metri. Con la fascia da capitano Lorenzo Insigne, tutto preoccupato Luciano Spalletti, il tecnico toscano. Insigne sul fondo Lorenzo Insigne. È bruttissimo il calcio di munizione di Lorenzo Insigne, ha tirato praticamente, voleva fare il suo tiro classico a giro ma non ci è riuscito, e allora ha tirato troppo forte ed è andato il pallone sul fondo. Peccato, perché è una grande occasione, il Napoli con Ruiz che ferma tutto, ma si riparte all'indietro con il 27 Castagne. Un 36% possesso palla per i padroni di casa dell'Ester, 64% possesso palla degli ospiti, cioè il Napoli sta avendo un buon possesso palla, però con questo buon possesso palla si è fatto fare il gol con quel 34% che ha avuto dell'Ester, e qui si dice che il Napoli può riconquistare i palloni, può andare avanti e fare il gol. Questo è il Napoli di Luciano Spalletti, che ha vinto, lo ricordiamo, contro la Juventus al Maradona davanti ai suoi tifosi. Qui i tifosi non ci sono, sono quelli dell'Ester, che c'è il pienone, ma devono far sentire i giocatori del Napoli come se fossimo in Italia, come se fossimo al Maradona. Perciò questa è una vera partita, è un vero test per il Napoli in Europa League. Poi la prossima partita ci sarà il 30, ma seguiamo l'azione ancora, il pallone messo in mezzo, lo recupera dalla fascia sinistra Lorenzo Insigne, 1-2 Lorenzo Insigne, va in mezzo, il tiro sporcato e Lorenzo Insigne lo recupera, Fabian Ruiz lo scarica con Anguissa, il nuovo acquisto che recupera di nuovo il pallone, e poi il numero 11 Lozano voleva andare al tiro e viene fermato Lozano, e c'è il calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo in fuori del Napoli, un calcio d'angolo per parte, e quindi andrà a battere il calcio d'angolo, dovrebbe andare, va Kalidou Koulibaly a battere il calcio d'angolo. Kalidou Koulibaly in mezzo, niente da fare, e allora si torna all'indietro proprio da Ospina. Battuto male il calcio d'angolo, recuperato da Lorenzo Insigne il pallone sulla fascia sinistra, si va sempre trovare sulla fascia sinistra Lorenzo Insigne, ancora 1-2, ci prova, fermato il giocatore numero 42 Sommers, ci poteva anche provare. E allora Castagne, che porta la maschera protettiva, porta la protezione
quando portano protezione hanno dei problemi al volto e quindi soprattutto al naso. Poi si seguiranno anche le partite proprio delle squadre che giocano nei vari campionati per capire come possono giocarsele, come possono sistemare. Allora, intanto ci prova il Napoli. Khalidou Koulibaly, si torna indietro da Koulibaly, ci si prova, si va avanti da Lozano, 1-2, Lozano viene quasi fermato, c'era Zielinski che poteva andare con un gran tiro, fermato Dacca e c'è il, no, sembrava forse il primo cartellino, rivediamo. È stato fermato Dacca, non c'è nessun cartellino al momento, quindi zero cartellini per parte. 19:30 sul cronometro, Leicester City 1 Napoli 0. Al nono minuto segna Perez il primo gol, il primo gol, e quindi sarebbero in testa per il momento, perché qui è il parziale, però Legia Varsavia e Leicester City sarebbero in testa, al momento è parziale che Leicester City è in testa, vedremo poi se il Napoli riuscirà almeno ad agguantare il pareggio, c'è riuscito poi più avanti, quindi deve riprovare come ha fatto con la Juventus, deve riprovare. Che Napoli ha grande potenzialità, le vuole sfruttare Luciano Spalletti. Fabian Ruiz, c'è il vantaggio dell'arbitro, ancora il tiro, impossibilissimo il tiro di Osimhen, però c'è un giocatore Anguissa a terra, è il fallo è di Ndidi. Brutto fallo su Anguissa e qui scatta l'ammonizione. Qui c'era tutta l'ammonizione, un brutto fallo, un brutto pestone al piede, qui il giallo non glielo leva nessuno, sono entrati i sanitari del Napoli, però qui il giallo lo merita tutto quanto, era vicinissimo anche l'arbitro Thiago Martinez, quindi sì, Ndidi è stato ammonito, quindi il primo cartellino giallo della partita va a Ndidi. E adesso stanno parlando ognuno con i propri allenatori. E quindi è una, diciamo che è una bella partita come sta mettendo il Napoli. Dopo il gol sta pressando di più, sta facendo vedere al Leicester che non è la solita squadretta, lo vogliamo dire. Quindi grande, però no, non è attirato perché c'era il vantaggio. Se veniva murato c'era il calcio di punizione. 22esimo, Leicester in vantaggio per 1-0, assegnato al nono minuto Perez. Adesso è un grande possesso palla del Napoli, ma Leicester ci prova. Hinacho, ci provano, E allora deve andare avanti. Viene messo il pallone in fallo laterale, questa volta è per il Napoli. E allora il Napoli intanto ci sono tutti quanti che stanno seguendo nella panchina del Leicester la partita, sono fiduciosi, ma però con un gran possesso palla del Napoli non stare molto attenti. Lorenzo Insigne sempre sulla fascia sinistra, deve tornare nella fascia centrale e quindi non ce la fa il 22
Di Lorenzo si scambia con Kalidou Koulibaly. 1-2, viene fermato. E allora vedere adesso il Napoli, però c'è Schmeichel. C'è Schmeichel che vuole quindi devono andare avanti. E allora Insigne ci ha provato, Luciano Spalletti li sta chiamando e Insigne ha voluto mettere in mezzo, non c'è arrivato nessunissimo. E allora si potrà rivedere ancora il Leicester che ci prova, niente da fare, è bravo Malquit a fermare tutta l'azione. E allora allora vediamo. Ci prova intanto il Napoli, ma niente da fare, perché Bertrand su Anguissa, forse è Anguissa che ferma Bertrand. Siamo al 27esimo, Leicester 1, Napoli 0. Intanto vi ricordo, al nono minuto ha segnato Perez. Vi aggiorniamo anche sulla partita della AS Roma. Allora, il Leicester ci sta provando. Roma CSK Sofia 1-1 al momento. Prima il gol del CSK Sofia con Carey, con Graman Carey, e poi il pareggio di Lorenzo Pellegrini. Al decimo il vantaggio del CSK di Sofia, al 25esimo il pareggio della Roma. E allora Ospina, 27:40 sul cronometro, Leicester 1, Napoli 0. Ma il Napoli ha avuto tante occasioni. Di Lorenzo, Lorenzo Insigne,
che voleva trovare un varco con il numero 9 Osimhen. Bravissimo Osimhen, non c'è nessuno per un compagno, il tiro, mamma mia, mamma mia, l'Anguissa, mamma mia Anguissa, ma che errore però. Oh, bravo Osimhen, era un'azione da favole di Osimhen. Peccato che non c'era un compagno vicino, se no era proprio il gol fenomenale, poteva essere. Altra occasione sprecata dal Napoli. Allora, queste sono le varie partite. Riparte il Leicester, c'è vicino Perez, non viene servito. E allora il 14 fa il fallo Janenko. Fa il fallo e c'è calcimunzione in favore del Napoli. Lorenzo Insigne sta parlando animatamente con con l'arbitro, il signor Thiago Martins. Allora era ripartito Pressimo Inacio, ma Lorenzo Insigne proprio gli ha tolto il pallone, molto bravo, ha uno grandissimo sguardo. E allora bisogna andare in avanti in velocità. Il Napoli che fa un errore Anguissa adesso. Poi c'è rimessa laterale regalata al Napoli da Somars. C'era un arrivo Osimhen che la recupera da soli. Il tiro di Osimhen. Tiro da fuori vogliono, il Napoli vuole prendere il tiro da fuori, l'ha provato già in presenza, adesso ha fatto un errore, i tiri da fuori vogliono fare, si arrabbia proprio Luciano Spalletti. E qui era errore, che era un grande errore, dopo che l'aveva recuperata la poteva giocare con un altro compagno, almeno poteva anche prendere forse l'angolo, ma in realtà ha voluto provare Osimhen. E questi sono gli errori che portano al Napoli a sbagliare, questi sono gli errori. Intanto il 42 Somars ci vuole provare, ma niente da fare. Intanto quindi su questa partita che vi stiamo raccontando, Leicester in vantaggio 1-0, ha segnato Perez al minuto numero 9. E allora vediamo che cosa può fare il Napoli dopo l'ultima azione sbagliata di Osimhen. Perde palla il Napoli e allora deve sbrigarsi a difendere il Napoli, se no perdono un'altra occasione e può segnare l'Ester per il 2-0. Ma bravissimo Di Lorenzo, bravissimo, dobbiamo fargli complimenti, che ha sventato l'azione per il 2-0. Qui c'è un fallo, calcimunzione per il Napoli, fallo su Lozano, altro ammonito dell'Ester, quindi altro ammonito dell'Ester è Somars, quindi ammonito il numero 42, Somare, sempre chiamato Somars, ma è Somare, chiedo scusa anche al calciatore, se risentiate la radiocronica, Somare, avanti, deve, allora, avanti il Napoli, che ha tutte le caratteristiche, tutte, il Leicester riparte adesso in velocità, uno contro uno, il 7 Barnes, è un tiro proprio da, il tiro, ha fatto lo stesso errore come ha fatto prima Osimhen e lo ha fatto adesso Barnes, è l'errore, però questi sono errori che fa anche Leicester, dobbiamo dire anche Leicester, il Napoli li ha fatti anche in precedenza, ma adesso li deve sistemare il Napoli. Vediamo poi anche negli spogliatoi cosa gli dirà, gli dovrà dire tante cose Luciano Spalletti, quindi se ne parlerà a lungo. Adesso bisogna trovare il pari, il Napoli deve trovare, perché il Napoli c'ha tutte le forze, Lorenzo Insigne che adesso scambia con il compagno,
con Anguis Style ne acquisto, poi scambia con Osimhen 1-2 in mezzo, niente a fare ancora Osimhen Ruiz, gli viene tolto il pallone a Ruiz, qui c'è un fallo. Il primo cartellino giallo in favore sembra di del 20 del 13 no, sembra del 22 del 22 di Lorenzo. Viene ammonito Di Lorenzo, quindi due ammonizioni per Leicester, Ndidi e Someri. E per il Napoli di Lorenzo, quindi ecco adesso il Napoli ha sbagliato a sprecare questo fallo, però c'era una ripartenza. L'errore di Kalidou Koulibaly permette all'Ester di prendere una rimessa laterale in una zona molto importante. Castagne va alla rimessa laterale, ci prova Castagne. Ancora Castagne, non c'è niente da fare. Siamo al 35esimo del primo tempo. Leicester 1, Napoli 0. Siamo al nono minuto. Il Perez, di che errore! Adesso Osimhen deve liberarsi. Ma fa un errore Osimhen! Un errore Osimhen! Ma che bravo il Napoli a difendersi! Che bravo il Napoli a difendersi! Si è difeso sul 14 Inacio. Bravo, Napoli ripartenza, scoperto il Leicester, era scoperto il Leicester, poteva ripartire il Napoli con il numero 20 Piotr Zielinski. Mamma mia, il Napoli era scoperto. Signore e signori, Insigne prova il tiro a giro, fuori il tiro di Insigne, ancora sempre per il pareggio Lorenzo Insigne. Mamma mia però, che giocata di Insigne, aveva eliminato un pallone che poteva essere il gol del raddoppio dell'Eister, clamoroso, 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 clamoroso Insigne. E aveva fatto, era ripartito proprio Zielinski, non ce l'ha fatta Pietro Zielinski a ripartire in contropiede, è stato fermato, ha dovuto ricapire da capo cosa succedeva. E quindi poi quando è arrivato Lorenzo Insigne ha provato il tiro a giro, quello che ha segnato in nazionale agli europei, ma non c'è riuscito, ci sta provando, lo deve migliorare il tiro a giro, se no va sempre fuori il tiro a giro. 1-2. E fuori, rimessa laterale Napoli con Anguissa alla battuta. Vediamo. No, se ne va ad incaricare Ramani. Anguissa. Giocano adesso molto indietro. Mancano 9 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo. Osimhen, il tiro! Mamma mia, che salvataggio sul tiro di Zielinski! Sul tiro di Zielinski, Castagne! Incredibile! Che aveva fatto Osimhen? Aveva saltato Evans, Osimhen. Poi la voleva mettere in mezzo, c'era Pietro Zielinski e salva Castagne. Mamma mia, si è trovato al momento giusto. Adesso diamo l'angolo per il Napoli, che deve andare di testa. Non c'è nessuno. Mamma mia, è quasi il tiro, un tiro sbagliato di Ruiz. E adesso arriva il numero 2 Marquette e Ospina. Ma che qua un tiro incredibile. Ospina, Osimhen salta Evans, la dà a Zielinski. Zielinski va al tiro e li para Castagne. Questa è stata un'azione favolosa del Napoli, favolosa. Quindi un'azione, e c'è qui l'errore di Lorenzo Insigne. Ha fatto un errore, ha provato il tiro a giro, adesso fa un altro errore, ma l'occasione colossale di poco fa, mamma mia, colossale. Castagne si è buttato Castagne in scivolata,
e ha parato il tiro di Insigne. Si è trovato proprio mentre tirava Insigne, mentre tirava scusa, mentre tirava Zielinski, e quindi la sfortuna del Napoli, poteva pareggiare e in realtà non ce l'ha fatta. Adesso qui c'è un brutto fallo. Sembrava un brutto fallo, però l'arbitro ha lasciato correre. E allora noi non siamo riusciti a capire se era brutto o no il fallo. L'arbitro ha lasciato proseguire Pietro Zielinski, che qui cade, ma non c'è fallo. Allora il Leicester vuole ripartire, ma c'è Maquit che va avanti. Osimhen già si è buttato nella parte per il gol. Ci prova di il 11 Lozano, ma l'ultimo viene fermato in calcio d'angolo Lozano. E quindi è una bellissima partita. Poi andremo sul fine del primo tempo, faremo un riepilogo per raccontarvi le migliori azioni di questo primo tempo. Il tiro cross, Lorenzo Insigne, il tiro che va su a fuori, il tiro di Lorenzo Insigne. Ancora Lorenzo Insigne, aveva visto un grande varco Lorenzo Insigne, ma poi va fuori il tiro, rivediamo, sì, fuori di misura. E Luciano Spalletti, che ha detto, stava quasi per esultare, poi si è innervosito. Luciano Spalletti è molto nervoso. Luciano Spalletti è nervoso. Allora, una cosa che ve la voglio dire, dov'è la fascia, diciamo, alcuni stadi inglesi, dov'è la fascia sinistra, fanno lì le panchine, mentre alcuni stadi inglesi fanno dove la, o in molti, penso in molti perché alcuni li ho visti, dov'è la fascia destra, lì ci sono le panchine. Quindi è una cosa un po' curiosa, però noi in Italia facciamo sempre dove è la fascia sinistra. Ancora c'è Pietro Zielinski, va a Malquit. Zielinski, pallone messo in mezzo, spazzato via dal 27 Castagne, che lì ha salvato Castagne. Ma il Napoli riparte con Lozano. Poi c'è il Pietro Zielinski, va sulla fascia da capitano Lorenzo Insigne. Insigne ci prova in due, murato due volte Lorenzo Insigne, ma bravo a recuperare Mario Rui. È ancora in mezzo Pietro Zielinski. Il tiro alto di Osimhen, il tiro alto di Osimhen. Ancora un altro errore del Napoli, incredibile. Il Napoli stava per segnare ancora, poteva segnare il pareggio. Mamma mia, incredibile. Incredibile il Napoli, e ha fatto, ci ha tentato con Lorenzo Insigne, poi un'azione colossale con Pietro Zielinski, che quella lì è l'azione più colossale, ma questa volta abbiamo un'altra volta. Quindi diciamo Zielinski prima, poi ci ha provato Insigne, che è andato fuori, e poi la terza volta ha tirato molto forte Osimhen. E qui il Napoli devono dirsi i giocatori in testa: noi stiamo avendo un buon possesso palla, stiamo giocando ancora meglio dell'Ester. Ha avuto una sola occasione l'Ester, qui ne ha tante il Napoli, ne ha tantissime. Ah, sui rimpalli, adesso però ha sbagliato il Napoli, che può ripartire con il 14 l'Ester. Poi si va da Somere, si va avanti ancora il Napoli, poteva arrivarci Osimhen, ma niente da fare. Thiago Martins, l'arbitro, sta fischiando poco, ha fischiato i falli che erano dovuti. Allora, grande partita, ma grande. Allora, Leicester City una sola azione, gol. Il Napoli tante azioni, 0 gol. Al non ha segnato Perez, lo ricordiamo, del primo tempo. Il tiro al 43esimo del giocatore Somare, e la prende Ospina. Quindi, e mancano, diciamo, 2 minuti, diciamo 2 minuti alla fine del primo tempo.
Le colossali qua, 3 minuti mancano, Dio scusa, 42,50 secondi sul cronometro. Leicester 1, Napoli 0, al nono minuto ha segnato Perez per il vantaggio dell'Leicester City. Mai, lo ricordo, sono affrontate queste squadre. Per il momento è in vantaggio il Leicester. Lozano va a riprendersi il pallone, ma poi regala la rimessa laterale. Vuole fermare Evans, ma non ci è riuscito. E allora ancora viene battuta la rimessa laterale, viene fatta in questo momento. Poi il Napoli con Anguissa recupera il pallone, ma poi sempre Evans si trova, però Evans per spazzare via dà la rimessa laterale al Napoli. Non trova nessun compagno, Malquit. Qui, Malquit. Allora c'è un'altra rimessa in favore del Napoli, va a battere Malquit. Malquit. E allora è una. Si stanno scaldando altri giocatori dell'Leicester. Un Napoli che ha avuto occasioni colossali, ma ne parleremo a fine del primo tempo. Ultimo minuto di gioco, 44 e 10, Leicester 1, Napoli 0, al nono ha segnato Perez. Ancora il Leicester. Andiamo ancora adesso, ancora rimessa laterale per il, sembra Leicester. No, invece per il Napoli. 30 secondi di speranze per il Napoli per trovare almeno il pari, andare all'intervallo sull'1-1. Addio Lorenzo, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, ancora 1-2, Anguissa il neoacquisto del Napoli, Malquit, ancora 1-2, il tiro, mamma mia, il tiro parato ancora a Lozano, ma c'è Lorenzo Insigne, il tiro parata sul tiro di Pietro di Fabian Ruiz, mamma mia, ma ancora parata a Lozano. Questa era una parata di testa a Lozano incredibile. E ancora una volta si salva il Leicester City. Schmeichel ha fatto una parata incredibile, il capitano dell'Leicester. E questa è l'ultima occasione. 2 minuti di recupero. Si va fino al 47esimo. Il Napoli, occasioni colossali, gentilissimi radioascoltatori. Il Napoli ha fatto veramente tanto. Leicester. Il Leicester si è mettere paura perché il Napoli ha avuto tante occasioni, ma l'1-0 non basta per il Leicester, ma il Napoli ci ha provato, mamma mia, Malquit e di testa ci è andato l'11 Lozano, incredibile. Napoli attacca, c'ha ultimo minuto del primo tempo. Riparte subito il 99, Anguissa, va da Malquit che poco fa ha dato una palla a gol colossale. Adesso c'è l'ultima chance per il Napoli con un calcio d'angolo. Il calcio d'angolo se lo prende Malquit. 40 46 e 30 sul cronometro. Leicester 1, Napoli 0, al nono ha segnato Perez. C'è due palloni in campo, adesso si può battere il calcio d'angolo. Ma la battuta in angolo, troppo sballata. La recupera Lorenzo Insigne con i suoi. Si va da Malquit troppo indietro e potrebbe finire con l'1-0. Anguissa ci prova, ma Ospina di testa. In rimessa laterale, ma l'arbitro Thiago Martins Thiago Martins fa il duplice fischio e si va al riposo in questo primo tempo. Leicester 1, Napoli 0, e ha segnato al nono minuto Perez. E noi allora, ve l'avevamo detto, facciamo il riepilogo del primo tempo.
per chi si fosse solo connesso con noi adesso, hanno avuto tante occasioni colossali l'ha avuto il Napoli. Ricordo il risultato ancora: Leicester 1, Napoli 0, al nono minuto segnato Perez. E allora, un Leicester ha giocato bene i primi minuti. È stata una grande occasione perché Dakà al nono minuto, Dakà va a Barnes, Barnes a Dakà, Dakà a Barnes, vede solo Perez e segna il gol del 1-0 il Leicester. E quindi ha fatto un gran gol il Leicester. Poi ci ha provato sempre, è andato avanti il Leicester. Poi con Inacio è voluto andare avanti, ma non ce l'ha fatta. Grande la parata di Lore, grande diciamo la parata di Ospina, e poi è stato fermato anche da Lorenzo Insigne. E poi dopo il Napoli ha voluto regalare grandi occasioni con una colossale occasione. Ce l'ha avuta prima su un calcio di punizione che era dal limite, in realtà quasi mancava poco per il limite, e ha segnato, è andato alto, e quindi non ce l'ha fatta. Poi ci ha provato a dare l'Osimhen, a darla a Zielinski, e si è trovato in quel momento Castagne ed ha parato, si è andato di scivolata, ha messo il pallone in calcio d'angolo. E ancora una volta stava il Napoli per andare avanti, ma non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta il Napoli con Osimhen, e quindi tira alto sul fondo. Poi ci ha provato di nuovo Lorenzo Insigne, arrivato in area di rigore, ha provato il tiro a giro come lo conosciamo tutti. Ce l'ha fatta in nazionale, qui deve migliorarlo perché la nazionale con i compagni più o meno tutti italiani li conosci, stiamo messi insieme. Qui devi riprendere l'abitudine, riprendere la mano con i compagni di squadra, e quindi è andato fuori il pallone. Poi c'è stato arriva Malquit che lo mette in mezzo, ma di testa, questa è l'ultima azione prima della fine della partita, con Lozano che viene anche sbilanciato da Vestergaard e para Schmeichel, il capitano. Quindi con il riepilogo ci fermiamo qui per il momento. Leicester 1, Napoli 0 al nono minuto. Per il Leicester ha segnato Perez, momentaneamente il Leicester è in vantaggio. Ci sentiamo tra un quarto d'ora circa per il secondo tempo di Leicester-Napoli, qui dal Leicester City Stadium. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Thank you.
Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. We'll be right back.
Bentornati da Leicester City Stadium. Il Leicester è in vantaggio per una rete a zero. Il Leicester ha fatto un cambio. Intanto vi ricordo che, non vi ricordato, Roma è passata in vantaggio col CSKA di Sofia nel primo tempo al 38esimo con Stefan El Shaarawy, ma il Napoli in Leicester ha fatto due cambi, è uscito Perez. È uscito Perez ed è uscito anche Evans. È uscito anche Evans, quindi per il Leicester partiamo da quindi Perez. Ed è entrato Tielemans. Poi è uscito Evans, ed è entrato Soyuncu. Quindi il Napoli che già ha ripartito alla volta della goleada. Quindi il tiro, non so se avete sentito, abbiamo chiuso tutto il collegamento, si sentiva anche fuori. Intanto secondo calciangolo per il Napoli, intanto maglia blu, calzetto, pantaloncini bianchi e calzettoni blu per il Leicester. Intanto il numero 11, Lozano in mezzo, para Schmeichel che è il capitano. Intanto maglia blu, pantaloncini bianchi e calzettoni blu, il Leicester che attacca da destra verso sinistra. Il Napoli maglia, pantaloncini e calzettoni rossi, attacca da destra verso sinistra. Le formazioni 4-3-3 con Schmeichel in porta, poi c'è Castagne, Vestegaard e poi Soyuncu, che è uscito Evans, è entrato Soyuncu, e poi Bertrand, è uscito poi per il centrocampo Perez, è entrato Tielemans con Ndidi e Soumaré, poi in attacco Daka, Iancenko e Barnes. Per il capitano è Schmeichel del Leicester. Per il Napoli 4-3, Ospina in porta, poi Di Lorenzo, Koulibaly, Ramani e Malquit in difesa, centrocampo Zielinski, Ruiz e Anguissa, Insigne, Osimhen e Lozano, il capitano è Lorenzo Insigne. Ammoniti per il Leicester Ndidi e Soumaré, per il Napoli solo Di Lorenzo. Quindi al nono minuto del primo tempo ha segnato Perez, l'autore del gol, che è uscito ed è entrato Tielemans. Quindi all'atto pratico non si sono mai incontrate queste due squadre, all'atto pratico lo stiamo ricordando. Quindi per il momento la sta vincendo il Leicester con il gol al nono minuto del primo tempo di Perez, che non è più della partita, è entrato Tielemans al suo posto. Vedremo. Calcio in munizione per il Napoli, saranno una trentina di metri sulla fascia destra, ci vuole provare, va con Di Lorenzo, con Lozano, sono fatto ingannare dagli scarpini. Il tiro, ci prova il Lozano, scambia indietro per Anguissa. Malquit va avanti, Malquit ci prova, Malquit 1-2, in mezzo Schmeichel e va subito a trovare un compagno che era da solo, che era il 14, Hiancho,
E allora è il Napoli che vuole andare avanti, vuole provarci. Uno, due. Evans, allora vediamo, mi sembra che Evans sia, allora. Allora. Chiedo scusa, il 23 non è Evans il 23, ma è Vestan. Beh, allora chiedo scusa, un errore nella confusione, ho scambiato Vestagard per Evans, quindi è uscito allora Evans è in campo che è il numero 6, il 23 è Vestagard, numero 6 è Evans, il 23 è Vestagard, quindi è uscito Evans, come avevamo detto, uscito Evans, però con il maglia numero 6, il 23 Vestagard, quindi Johnny Evans è uscito, ma è con il numero 6 Evans. Ho scambiato di maglia tutto il primo tempo, scusateci, ma purtroppo c'è stato un errore, quindi Vestagard con il 23, Evans con il 6. Ci sono anche i tifosi ospiti, quelli del Napoli. Vedremo come la stanno seguendo la partita. Intanto è Leicester che vuole proporsi. Noi stiamo seguendo soprattutto anche la Roma. La Roma che prova. Intanto comunque c'era un fallo su Anguissa e c'è il cartellino giallo a Vestagard, il cartellino giallo. Vediamo il fallo del 23, quindi Vestagard. E allora calcio in funzione per il anche il Rogers dice che non c'è il cartellino. E allora ...53-30 sul cronometro, il Napoli che attacca, sta arrivando Malquit sulla fascia sinistra, ma era fuori gioco di Osimhen. Sì, con il braccio e il piede, Osimhen in fuorigioco. Quindi intanto ricordiamo poi a fine partita dal gruppo A all'ultimo gruppo sia di UEFA Europa League che di UEFA Conference League tutti i risultati della serata. Vediamo chi si sta scaldando. Vediamo. Il 10 si sta per mettere la maglia. Il 10 del Leicester. Quindi il 10 del Leicester, James Maddison sta mettendo la maglia. 1-2, ci ha provato il Napoli, si è preso un calcio di punizione, un calcio d'angolo, chiedo Pietor Zielinski. Sì, vediamo l'ultimo tocco di Chielo, vediamo adesso, sembra essere sì, del giocatore del Napoli, Pietor Zielinski. Allora, il Napoli ha iniziato molto bene questo secondo tempo, deve continuare così fino alla fine.
perché non può e non deve sbagliare il Napoli. Prova ad andare avanti, c'è l'errore con va avanti il numero 8 Tillman e poi va Sommaré che ha ammonito, lo ricordiamo, Ndidi e Sommaré, il centrocampo, i due giocatori del centrocampo sono ammoniti. Vediamo Sommaré, ci si torna indietro da Schmeichel. Bisogna andare avanti. Il Napoli è tornato indietro da Ospina. Allora, poi riprende da numero 13 Ramani. Il Leicester che ci aveva provato con il 5 Bertrand. E allora si è fermato l'arbitro, ha concesso calcio punizione a Napoli, già avanti con Lozano e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. E allora il fallo su Irving Lozano del 5 Bertrand seguiamo il calcio di punizione del Napoli, c'è anche Lorenzo Insigne e poi c'è sulla sua destra Irving, sulla sua sinistra destra c'è Irving Lozano. Pallone messo in mezzo del mucchio, la para Schmeichel. La parata Schmeichel non è difficile però per Lorenzo Insigne. Per Lorenzo Insigne non è difficile questo calcio di punizione. Comunque era anche fuori gioco, lo devo dire. Però è arrivato a darle Schmeichel. Mamma mia, ma che errore! Sta facendo un sacco di errori Lorenzo Insigne. Quindi il Leicester ci prova quasi il tiro e la rete di Daka, 2-0. Il Napoli è iniziato come ha finito il primo tempo, quindi mamma mia, ha sbagliato. Ha proprio sbagliato, quindi ha fatto un errore clamoroso. La difesa era tutta aperta. Sono anche i dirigenti dell'Leicester, è una la difesa aperta. Poi il Sommaré ha dato al 14 Hianchenko e Daka, può darsi che viene, allora no, il gol sembra regolare, a questa prospettiva non abbiamo, Daka sembra regolare, poi bisogna che al VAR i due Alejandro Hernandez e Guillermo Quada Hernandez controllino, ma la posizione sembra giudicata regolare. Esulta l'allenatore Rogers, gli stanno dicendo al VAR, sembra tutto regolare, può darsi che ho visto un leggero filino di fuorigioco, leggerissimo, si vedrà al VAR, lo vedranno al VAR, lo va a vedere, ma era fuorigioco, signore e signori, non è
Non c'è. Abbiamo una leggera impressione. E quindi era fuori gioco, l'abbiamo visto in una precedente, allora al monitor di servizio l'abbiamo visto che era fuori gioco, e quindi è stato importante per il Napoli. Avevano tutti esultato, compreso anche il presidente. C'è un giocatore dell'Leicester a terra. Allora, il Leicester è stato fondato molto, è stato il fallo di Anguissa. Il Leicester è una squadra, è stata fondata nel 1884 e di soprannomi hanno le volpi, mentre il Napoli, fondato nel 1926, soprannominati partenopei da Partenope. Intanto dal monitor abbiamo rivisto il fuorigioco netto che ha detto il VAR. I partenopei vengono chiamati il Napoli da Partenope, serena della mitologia greca. Quindi è davvero importante il significato del soprannome partenopei, ancora più quello delle volpi dell'Leicester. Quindi ha un grande significato partenopei, lo devo dire. Quindi si è arrivati anche a spiegare qualcosa a chi non lo sa. Si va il Napoli! Stava andando quasi a segno! Ah, si assegno Lozano! Incredibile! Incredibile Lozano! Sono pronti i due cambi! Ve li dico subito chi sono, stanno per entrare. Elmes e Politano. Elmes e Politano stanno per entrare. Ma però Lozano, che ha fatto Lozano? Li sta dicendo anche adesso i cambi, Vediamo. Stanno per entrare, stanno comunicando anche al quarto uomo, il signor Victor Ferreira, il portoghese. Arbitro, assistenti e quarto uomo sono portoghesi, al VAR tutti e due spagnoli. Andiamo lì, adesso sì, devono arrivare, c'è una breve attesa per la comunicazione. Intanto li stanno per annunciare i cambi. Esce Lozano. Esce Lozano. Ed entra Politano. Entra Politano. Quindi è uscito. Entrato Elmes, vediamo, uscito Zielinski, entrato Elmes. Zielinski. Entrato Elmes. Quindi doppio cambio e Leicester segna con Barnes, il gol poco dopo avercelo annullato. Leicester segna un gol che è buono il gol questa volta. Quindi errore della difesa, qui veramente si è messa male per il Napoli. Rivediamo. Mamma mia, che errore! Un errore incredibile. Sì, è regolare netto. Netto il gol, netto da un'imprecisione dei giocatori del Napoli. Imprecisione. Non c'è neanche bisogno di andare a vedere con il VAR. Erano entrati questi due cambi per dare una continuità al Napoli. Poi il Napoli fa un errore stupidissimo. Mamma mia, si arrabbia Luciano Spalletti.
Luciano Spalletti si è arrabbiato. Luciano Spalletti, si è arrabbiato Luciano Spalletti. Quindi adesso il Napoli deve continuare a deve rifare. Intanto aggiornamento: C Roma 3 CSK Sofia 1, ha segnato proprio al 62esimo Lorenzo Pellegrini con la doppietta, segnato al 25esimo e al 62esimo. Quindi il gol del Leicester per il 2-0 è arrivato al 64esimo, è arrivato 2 minuti prima di quello della Roma. Quindi è da dire che il Napoli adesso non ha avuto un errore nel primo tempo. Avevano scritto dobbiamo recuperare, adesso dobbiamo farne due. E quindi ci sono delle volte che il Napoli sbaglia, ma il Napoli ha sbagliato veramente tanto questa volta. Ha fatto ripartire velocemente il Leicester, peccato per il Napoli, peccato. Intanto va da Elmes, che ha toccato il suo primo pallone. Anguissa, si va dal primo tocco di Politano, poi c'è l'errore e si va dal 27 Castagna, poi da Sommaré. Si cerca di andare avanti, il Napoli ci prova, per il va da Barnese, l'autore del secondo gol per l'Ester. Barnese, il tiro deviazione, la para Ospina, quindi è una deviazione, una parata davvero interessante. E allora ci ha provato. Va alto il gran recupero di Ndidi, poi Sommaré, lo dà l'autore del gol Barnet, poi si va da Bertrand. Ancora il Napoli che deve mettere la testa a posto, deve continuare. Questi due cambi hanno fatto molto bene all'Ester. Tielemans era a giocare da continuità, Perez era molto stanco, si era visto. L'Ester ha fatto due cambi perché ha detto il Napoli se continua così questo passo ci segna, però no, hanno fatto i cambi, erano freschi e ha segnato. Però il Napoli ha fatto un altro errore qui, proprio gliel'ha regalata, gli è andata proprio gli ha sbattuto sul petto, l'ha recuperata e quindi poi è andato da Barnes che era tutto solo e il gol era regolare. Si parla con Osimhen con la sua chioma bionda, poi Insigne, Ruiz, poi ancora Osimhen riapre tutto, rimette in discussione la partita al 69esimo. Osimhen rimette in discussione la partita, non è finita. 69esimo, Napoli Leicester 2, Napoli 1. Il Napoli riapre la partita, vediamo la posizione, era tutta quanta buona la posizione. E qui è stato saltato Schmeichel è stato saltato, bravissimo Fabian Ruiz che gliel'ha data di testa, grande, il gol, bellissimo gol di Fabian Ruiz, mamma mia. Il neo entrato il 4 Sonciu non ce l'ha fatta a prendere, si riparte dal 2-1 al 69esimo Leicester 2 Napoli 1. Al 64esimo è segnato il Leicester con Barnes, al 69esimo segna 5 minuti dopo, segna Osimhen. Adesso non devono fare errori i giocatori del Napoli, non devono fare errori. Qui un errore del Leicester, il 22 di Lorenzo si va a preoccupare della rimessa laterale e gran gol di Osimhen, si è ripreso, come ho detto è un portafortuna secondo me, dire la chioma bionda lo chiamiamo adesso, la chioma bionda.
La chioma bionda. Adesso è una cosa importante. Io non so come fare a dire che adesso è uscito Daka. È entrato Lockman. Quindi il Leicester che riparte. Vediamo la mossa. E c'è il guadagno del Leicester, penso il calcio d'angolo, rivediamo. No, non guadagno, non c'è nulla. Non c'è nulla. Sembrava angolo, in realtà non è niente. Siamo ancora qualcosa di più importante. Il Napoli che adesso deve andare avanti. Ma la chioma bionda di Osimhen, fermato il 21 Politano. Adesso guardate, io ve lo voglio dire perché secondo me è un porta fortuna per il Napoli. Lo dobbiamo tutti chiamare la chioma bionda. La chioma bionda di Osimhen. Quindi quando dico la chioma bionda dico mi riferisco a Osimhen. A Malquit che ha la chioma bionda chiamo Malquit, ragazzi, purtroppo è questo. Malquit. Malquit sbaglia. Era un buon passaggio. Sta per entrare un altro giocatore del Napoli, ve lo diciamo subito. Il 33 Onas, sta per entrare Onas. Quindi il prossimo cambio è Onas. Si va da Bertand ancora con Somare. Bertand ci va avanti. Ancora entrato Anghissa che ancora il 21 ancora la chioma bionda, recupera quasi la chioma bionda di Osimhen. Non voglio dire, allora è un soprannome che ormai gli ho dato, appena ho detto la chioma bionda di Osimhen ha segnato Osimhen, quindi dobbiamo ogni azione ragazzi caricare Osimhen. Vediamo la grande partita Schmeichel. Osimhen, la chioma bionda di Osimhen va a andare, Malquit lo dà Politano. Politano Anguissa, ancora il giocatore, il tiro, calcio d'angolo per il Napoli, angolo per il Napoli, la deviazione sul tiro di Fabian Ruiz e quindi vediamo se ci sarà il cambio, lo farà dopo. Luciano Spalletti, meglio farlo dopo. Tutti in area di rigore, c'è anche 6 corner per il Napoli, uno solo per Leicester. Va Lorenzo Insigne, ancora di testa il 25 Ndidi, poi va il 37 Lockman. Fallo sul Lockman, giocatore appena entrato, fresco. E può andare avanti, quindi il fallo è di Fabian Ruiz su Lockman. No, è del 13 Ramani. È uscito il capitano Lorenzo Insigne ed è entrato Onas. Con il numero 33 Onas. Adesso tutti i giocatori freschi, 3 cambi per parte. Ma Barnes, vediamo se cerca di andare avanti. Ci prova con il 4, con il numero 37 Lockman. Devono andare avanti. Il cross in mezzo. Ancora Somare. Insomma, ci prova ad andare avanti. Lo mette in mezzo. Va a spazzarlo via Ogo Aguissa. E allora siamo al 75esimo. Il fallo di Onas
ma Lockman l'ha battuta da centro, va centrocampo. Ricordiamo che il Napoli ce la vuole fare, e qui Politano va in avanti, c'è il fallo sul 33 Onas e qui c'è il cartellino giallo. Era una partenza straordinaria e manda anche a quel paese l'arbitro. Oh, Sonciu manda a quel paese l'arbitro, manda anche a quel paese l'arbitro. Era partito molto bene Onas. Onas, sì, sì, qua c'è fallo. C'è fallo proprio su Onas del 4. Sonciu. E quindi si andrà con un calcio di punizione. Kaglar Sonciu. Leicester 2, Napoli 1. I gol di Perez e di Barnes. Di Barnes per il Leicester. Il gol del Napoli. Osimhen, che prima del gol ho detto la chioma bionda può portare fortuna. Vediamo, c'è anche Osimhen. Ci potrebbe andare Politano. Chiamo lo specialista. C'è anche un uomo in barriera sotto che è Barney. Vediamo. Se saltano la può anche murare, vediamo. Va Politano! Fuori il tiro di Politano. 78esimo minuto di gioco. Sempre Leicester 2, Napoli 1. Si arrabbia Luciano Spalletti. Un altro cambio. Quindi esce Somari, ed è entrato Maddison. Con il numero 10 Maddison. Ed è veramente una gran partita adesso il Napoli si sta ripristinando dalla quasi tutta la fine del primo tempo. Sta ripristinando, diciamo, quando fa il ripristino del sistema. Lo dico di un computer, di un cellulare. Va Onas, tutto solo Onas, e poi rimessa laterale per il sembra Leicester. Quindi no, quindi non c'è niente. Hancho, ultimo tocco, e sembra stato di Onas, sembra stato sì, punizione, anzi fatto il fallo. Ci va Schmeichel, 5 falli subiti all'Leicester, 11 dal falli diciamo commessi. Allora è il Napoli che cerca di andare fino in fondo, nulla da fare. Allora è un Napoli davvero importante, deve continuare. Vuole andare a Guisson davanti, c'è Politano. Viene servita la chioma bionda di Osimhen. Dite di Osimhen, mamma mia, fermato e messo in calcio d'angolo. Sì, era partito Osimhen in grandissima, stava fermato in angolo sempre da Sonciu, che prima è riuscito a fermare il suo gol. Politano alla battuta dell'angolo. E allora niente da fare, il tiro fuori Malquit da Onas, messo in mezzo Politano, vuole andare ancora in mezzo Politano, ma niente da fare. Poi va Hermes, il tiro Hermes, Malquit,
Onas ci arriva dalla fascia, fascia sinistra, poi va Fabian Ruiz in mezzo, lo prende di nuovo Marquit, sempre fascia sinistra, siamo Fabian Ruiz contro due, non c'è fallo, riparte subito all'Esser con Hanacho. Rimessa laterale per il Leicester. Allora è un tante cose davvero importanti con Bertan. 1-2. Che situazione, ma parte di nuovo la chioma bionda di Osimhen. Chioma bionda di Osimhen contro due, la chioma bionda di Osimhen. E va grande a recuperare il pallone, non è uscito il pallone secondo l'arbitro, secondo i guardaline. Ancora si va avanti con Elmes, in mezzo calcio d'angolo per il Napoli, il decimo calcio d'angolo per il Napoli, se lo procura Elmes, vuole almeno il pareggio al Napoli, va Politano dalla battuta. Viene battuto il calcio d'angolo e c'è una spinta, c'è Onas che vuole attaccare, vuole mettere in mezzo, niente da fare, va a recuperarlo Malquit, in mezzo Malquit sbaglia e va fuori, siamo 82esimo, Leicester 2 Napoli 1, per il Leicester hanno segnato Perez e Soma, Perez e Barney. Per il Napoli ha segnato Osimhen, c'è un giocatore dell'Ester a terra, si tocca il polpaccio. Deve entrare anche Petagna, lo abbiamo intravisto Petagna. Sono entrati i sanitari dell'Ester, quindi si perderà un pochino di tempo, quindi... In questi ultimi 10 anni il Leicester ha partecipato alla Coppa, alla UEFA Champions League 16-17, dopo che nel 15-16 stagione il grande, ma lo vogliamo dire, il grande Claudio Ranieri ha vinto il campionato con il Leicester. Però è arrivato ai quarti di finale, mentre la stagione scorsa, 21-22, sedicesimi di finale di Europa League. E poi vabbè, per il Napoli c'è tanto da dire, ma vediamo i due cambi che sono stati fatti. Esce Anguissa ed entra Petagna con il 37. È uscito anche Malquit, quindi è uscito Malquit ed è entrato Juan Jesus, quindi Politano con il 37 è entrato, mentre è uscito Malquit, è entrato Juan Jesus. Juan Jesus con la maglia numero 5 e il rimessa laterale per il Leicester. È una grande partita. Ci prova il Napoli, niente a fare. 1-2. Rimessa Leicester. Allora stiamo anche preparando qualcosa per voi, non vi vogliamo spoilerare nulla, ma Lookman si prende un bellissimo calcio d'angolo. Stiamo preparando, forse è uscita fuori, sembra uscita fuori. No, è angolo.
e Angolo. Negli ultimi 10 anni, lo scorso anno sedicesimi di finale di Europa League, ottavi 19-20, ottavi di finale Champions League, 18-19 quarti finale di quarti di finale Champions League, sedicesimi quarti di finale dopo arrivando dalla Champions League, sedicesimi 17-18, il Napoli ancora in mezzo, mamma mia, però c'era un fallo, quindi punizione per il Napoli, 17-18 sedicesimi di finale arrivando alla Champions, anche 18-19 i quarti arrivando dalla Champions League, 16-17 ottavi finale di UEFA Champions League, 15-16 sedicesimi di finale di Europa League, 14-15 semifinali di Europa League arrivando alla Champions League, 13-14 ottavi di finale di Europa League arrivando dalla Champions League, 12-13 sedicesimi di finale di Europa League, 11-12 ottavi di finale di UEFA Champions League. Questo è un po' il tutto nei 10 anni complessivi dalla stagione scorsa per il Napoli, quindi ci sa molto da dire. E la sua seconda, quindi tante partecipazioni, Osimhen era andato quasi al tiro, però la parata Schmeichel, che è il capitano. Adesso non siamo riusciti a individuare ancora il capitano dopo l'uscita di Insigne, ma seguiamo l'azione con il 22 di Lorenzo, che trovo a un compagno Fabian Ruiz, poi Politano mette in mezzo Osimhen, la chiama bionda di Osimhen, il soprannome gli ho dato, la chiama bionda, ragazzi, segno Osimhen, mamma mia, grande, due gol di Osimhen, incredibile, gran gol, posizione tutta regolare di Osimhen, di testa questa volta di Osimhen. Gran gol del Napoli, gran gol di Osimhen, gran gol con la sua, dalla sua chioma bionda il gol arriva, grande gol ragazzi, grande gol di Osimhen, e sempre a difenderlo c'era il numero 4, il numero Sonchu, e Osimhen esulta Luciano Spalletti, gran gol del Napoli. Ed è un gol pazzesco quello di Osimhen di testa, e il Napoli la può anche ribaltare, signori e signori, la può anche ribaltare, gentili radioascoltatori, all'87esimo minuto segna il Napoli, intanto vi aggiorno che è entrato Vardi, poi lo vediamo, c'è un calcio di, no, si prosegue. E allora, quindi, il Napoli ha pareggiato, quindi è entrato Vardi. Il numero 9. Quindi Osimhen fa due gol, incredibile che gol che ha fatto Osimhen. Il primo molto bello, ma il secondo, purtroppo, come lo abbiamo detto, ha una chioma bionda da cui è andato di testa proprio. Grande. Abbiamo dato un soprannome a Osimhen, è importante, la chioma bionda. Quindi dobbiamo dirlo ai napoletani, se ci stai seguendo napoletani in radio cronaca, dite a tutti, abbiamo dato il soprannome, la chioma bionda di Osimhen. Grande Osimhen. Un gol pazzesco sotto proprio lo spicchio dei tifosi ospiti del Napoli. E quindi, e adesso mancano 89,45 secondi sul cronometro. Leicester 2, Napoli 2.
segnato per il Leicester Perez e Branese, poi per il Napoli doppietta di Osimhen. Gli sta dando tutte quante le indicazioni. Al 90° saranno almeno 5 minuti di recupero. Saranno almeno 5, ancora meno 5. Vediamo, 5 sì di recupero. Sono stati resi ufficiali dal quarto uomo, che è il signor Victor Ferrere, il portoghese. Arbitrato molto bene Thiago Martins. Di Lorenzo. Prende, stava per sbagliare Madison, però il Napoli recupera un gran pallone con il 21 Politano contro 2 Politano, mette in mezzo, spazza via Tillman. Ancora una volta il Napoli recupera, ma che recupero con Elmes, era Juan Jesus. Ancora Osimhen, ma c'è un fallo, e qui dovrebbe arrivare la munizione. È il fallo per il 33 Onas, ancora su Onas di Tielmans. I due giocatori entrati nel secondo tempo, prima Tielmans all'inizio della ripresa, poi Juan Jesus, poi Onas, chiedo scusa, era il fallo su Onas, non su Juan Jesus. Grande ritmo, grande spinta del Napoli. Siamo al 97°. Allora, messi in mezzo e quasi il gol, quasi il 3-2 del Napoli. Incredibile, quasi il 3-2 del Napoli. Era anche regolare la posizione del giocatore del Napoli, di Ramani. Mamma mia, bravo Ramani, però doveva sistemare il tutto. E allora, come abbiamo fatto nel primo tempo, a fine partita ci sarà il riepilogo. Questa volta racconteremo soltanto i gol. E ancora un fallo. Il cartellino giallo stavolta va... rosso, Ndidi, secondo giallo per Ndidi, e c'è il cartellino rosso per Ndidi, in 10 il Leicester. Ndidi fa un altro fallo, ingenuissimo Ndidi, su Onas, che se la sono presi con Onas adesso, e Ndidi rimane Leicester in 10 uomini. E allora... Il 22 di Lorenzo. Mancano 2 minuti adesso alla fine. Sempre 2-2 tra Leicester e Napoli. Adesso da poco secondi sta espulso Ndidi. Si torna indietro da Ospina. Si va da Ramani, che ha sfiorato il 3-2 poco fa. E allora 1-2, non ci arriva Onas. Abbiamo il Napoli adesso che vuole difendere fino in fondo. Errore del Leicester, ma c'era un fallo in precedenza. Non vuole dare il pallone Ruiz, ma doveva a questo punto essere, stava per sbagliare. Stava per essere ammonito Ruiz, ma non serviva. E allora può andare avanti, e qui c'è un cartellino giallo per Ramani, quindi cartellino per Ramani. E allora un grande guizzo. Ingenuità, siamo a 90. 4° e 30 secondi, Leicester 2, Napoli 2. Perez Bernas per il Leicester, hanno segnato, e doppietta di Osimhen. E da poco è stato espulso per il Leicester Ndidi, che non ci sarà il 30 settembre, la prossima di Champions. Di Europa League, non di Champions, di Europa League. Il Napoli può ripartire con in velocità. Il pallone sembra per sia Politano.
e Politano c'è, Onas dall'altra parte, no, è Di Lorenzo, non Onas, Di Lorenzo, c'era la chioma bionda di Osimhen che poteva andare avanti. Il Napoli non si ferma, c'è qui fallo, c'è qui un fallo su il numero 21 Politano. Si sta, no, ha fischiato, sembrava che aveva fischiato la punizione. Finisce qui Leicester 2 Napoli 2. Ma che capolavoro di Osimhen! Che capolavoro, Osimhen ha fatto un gran lavoro, ha recuperato una partita che sembrava persa. Osimhen sembrava persa, un punto almeno l'hanno preso, un punto l'hanno preso. Adesso vi diciamo i punti totali nel girone, perché il girone ci deve stare, il girone. Poi parleremo anche della Roma, gruppo C praticamente, perché il Legia Varsavia ha vinto 1-0 sullo Spartak Mosca. Nella partita giocata ieri ha segnato Lirim Castrati al 91esimo, quindi così l'ha vinta la Legia Varsavia. Legia Varsavia 3 punti, Leicester e Napoli sono su un punto, quindi un punto, e lo Spartak Mosca è a 0 punti. A 0 punti. Poi parleremo anche faremo un breve riepilogo della serata, e diremo anche dopo le varie partite che ci saranno. Allora, un Leicester City Stadium, Leicester e Napoli, Leicester City 2 SSC Napoli 2, una bella partita, bellissima. Sono arrivati anche in tantissimi tifosi del Napoli. Osimhen al secondo gol è andati ad osannare. Facciamo un riepilogo della partita iniziale della partita, perché Perez viene lasciato solo sulla fascia sinistra, Barnes da Daka da di nuovo a Barnes, e Barnes vede Perez e segna la gol dell'1 a 0. Poi Leicester sembrava che aveva messo una marcia in più nel primo tempo, ma il Napoli ha fatto con Guizzi, sembrava andare gol, ha provato con Osimhen, poi il di testa Lozano, ma è arrivato Osimhen che la dà, scusa, Zielinski tira, ma poi arriva Perez, arriva Castagne, la mette in angolo. Ma che bella partita! Poi ci sta, racconteremo il gol, vi raccontiamo il secondo gol di Bernese. C'è stato un erroraccio proprio alla difesa del centrocampo del Napoli. Ruiz sbaglia, dà il pallone a Somaré, gli va al petto di Somaré lo recupera, va avanti Barnes, glielo dà subito Barnes, e quindi il gol Barnes, arriva il gol su contropiede regolarissimo. E poi c'è stato anche ve lo voglio ricordare, di questa partita il gol annullato prima di Baresa, annullato a Daka, che era in posizione di fuorigioco da Daka, era in posizione di fuorigioco, e quindi il fuorigioco. Poi Barnese, erano appena entrati Politano ed Elmes, ed è arrivato subito il gol in contropiede per Barnese, un errore del centrocampista Ruiz, quindi ripartì in contropiede e ha segnato il 2-0 dell'Ester. Poi il Napoli, grande Napoli, ha visto Ruiz, che era stato lui l'autore dell'errore, ha visto Osimhen, da di testa Osimhen fa un piccolo pallonetto e Sonchu sbaglia e non riesce a metterla fuori il pallone Sonchu, e un gol clamoroso, il 2-1 il 2-1 di Osimhen, che in quel gol, lo voglio ripetere, ma ho detto la chioma bionda di Osimhen, e poi Perez, Ruiz gli ha dato, e Osimhen ha segnato. Poi è arrivato su un cross Matteo Politano, glielo mette di testa e segna Victor Osimhen proprio con quella chioma bionda, e va a festeggiare sotto lo spicchio di curva del
dei arrivati tifosi del Napoli all'Ester. Per quanto riguarda le prossime partite che sono il prossime partite che sono il 30 di settembre qui nell'Europa League, per il Napoli giocherà in casa al Maradona l'SSC Napoli contro l'FC Spartak Mosca, e il ci sarà la trasferta Legia Varsavia Leicester City FC. Di questa è la trasferta. Ma parliamo anche, allora, un momentino prima di salutarci, ricordiamo i gol dell'appuntamento di Europa League. Purtroppo è arrivata la sconfitta della Lazio contro il Galatasaray, segnato per un gol a zero. È stato un errore di Thomas Stracoscia, quindi un errore suo, e quindi ha permesso un'autorete, ha permesso di vincere al Galatasaray. Questa è stata l'errore. Nello stesso girone il Kreved Zeved ha vinto 2-1 sullo Sporting Braga, il Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia 1-1, quindi 3 punti Galatasaray, 1 Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia praticamente, e quindi 0 vanno alla Lazio. Ed è davvero interessante questa grande partita. Poi vi voglio ricordare il girone della Roma: ha vinto Roma 5, CSKA di Sofia 1, è andato in vantaggio il CSKA Sofia con Graman Careci al decimo, poi il pareggio di Lorenzo Pellegrini, il 2-1 di Stefano El Shaarawy, poi il 3-1 di Lorenzo Pellegrini, il 4-1 di Gianluca Mancini, il 5-1 di Tammy Abraham, e ancora una volta, quindi questa è la partita. Poi un'altra partita, il Bodo Glimt vince 3-1 sullo Zorja Luhansk. Quella è stata un'altra partita importante. E poi si ha anche altro. Quindi questa è le partite delle italiane nella giornata di oggi. Noi ci salutiamo, gentilissimi radioascoltatori. Leicester qui dall'Leicester City Stadium, Leicester City e Napoli sul 2-2 con i gol per il Leicester di Perez e di Barnes, e per il Napoli doppietta di Osimhen per il 2-2. Grazie e ci vediamo alla prossima, al 30 di settembre, con la UEFA Europa League. Ci saranno tante, e vedremo con la UEFA Conference League, ci saranno tantissime novità che vi faremo anche avere più avanti. Grazie a tutti, una buona serata da Daniele De Conno. Vi ribadisco il risultato: Leicester City 2, SSC Napoli 2.